Sta per partire il rilancio della piattaforma REX, REX versione 2.0, esattamente tra meno di 9 ore, quindi alle ore 19 di oggi sabato 25 giugno. In questo breve video andiamo a vedere le caratteristiche di questa nuova versione e come è anche possibile fare il claim dell'airdrop per chi aveva contribuito alla versione 1. A questa pagina vi lascio il link in descrizione. È possibile vedere se siete eleggibili e in che misura per l'airdrop. Alla sezione overview potete vedere che in totale sono disponibili per l'airdrop 2 miliardi di REX. Alla sezione account details dovrete incollare, qua ho già scritto search for an address, il vostro address MetaMask e poi selezionare questo link qui sotto. Il selezionato si schiarisce. Dopodiché vi potete praticamente cliccando di nuovo qua sulla tecla click here to view detail airdrop result, potete vedere appunto nei dettagli il vostro airdrop, quanti REX potete fare il claim. Se li mettete in stake bloccato ricevete un 50% di bonus, quindi ne ricevete di più, oppure potete andare a swappare per BUSD, e indicativamente vi mettono una stima del valore di compensazione, ma poi questo sarà poi da verificare una volta che andrà a mercato. Questa è la pagina Twitter di REX-token, la potete trovare, dove ci sono anche indicati tutti i link a cui fare riferimento per gli aggiornamenti, e soprattutto a questo link c'è cioè la loro pagina Telegram. Sulla pagina Telegram, tra l'altro, potete trovare il white paper. Come fate a trovare il white paper? Questa è la loro pagina di ufficiale REX Talks. Se voi nella ricerca, c'è l'ente per le ricerche, cliccate su REX Magazine, trovate questo post che in pratica è il PDF che una volta aperto vi fa vedere praticamente il white paper. White paper che passiamo velocemente a vedere. Introduzione cos'è REX, appunto un certificato di deposito, ho detto anche piattaforma di staking, il loro obiettivo poi qui bla bla bla, un po' di parole introduttive non ci interessano tanto, sul codice che è stato passato degli audit ci dicono, ma la cosa più importante è che REX è composto da tre token, il token principale che appunto va, potete holdare semplicemente per una speculazione nel caso il prezzo dovesse salire, oppure mettere in stake per ricevere delle reward, questo è il token principale REX. E poi ci sono due boost token, ossia MREX e T-REX. Nella versione 1 T-REX ci permetteva anche di fare uno scrape del precedente stake, ossia andare a pratica fare un prelievo anticipato. In questa versione 2 non è stata tolta questa funzionalità, ma vengono date col T-REX delle incentivi extra per le reward, aumentano del 25% i dividendi o le cosiddette share. Oltre a un aumento dei limiti di contribuzione nella auction, con il token MREX anche qui si ricevono fino al 10% più REX una volta se si contribuisce nelle auction, ossia 2% in più per ogni REX, in più una percentuale extra per quanto riguarda i referral. Ora sulla loro pagina REX.io, sezione paper, si può leggere nel dettaglio il protocollo, come funziona, la parte più interessante, perché sono un po' meglio se li leggete voi tutti i passaggi nel dettaglio, ma per sintetizzare praticamente la loro piattaforma composta da delle auction, ossia delle aste giornaliere, in totale dureranno praticamente 222 giorni, ecco ci sono 222 auction. Ogni giorno si possono andare a praticamente depositare dei BUSD per ottenere poi dei REX alla fine dell'auction, a seconda poi di più o meno gente che ha contribuito, si otterranno dei REX che poi si possono mettere in stake. E la cosa interessante è come in tutte queste piattaforme di staking che questi REX a disposizione ce ne saranno sempre meno ogni giorno, quindi prima si mette in stake, soprattutto nel primo giorno, maggiori sono le share, i dividendi, quindi earlier pays better, quindi prima mettete in stake, maggiori sono le ricompense. C'è anche la possibilità per chi partecipa alle auction di ottenere dei payday, quindi vengono estratti alcuni che hanno contribuito giornalmente e vengono praticamente rimborsati del loro investimento. L'alternativa è anche andare a comprare REX su PancakeSwap e metterlo direttamente in stake, vedete un po' voi dove vi conviene di più. La cosa interessante è che vado un pochettino più in basso nel white paper. Cose interessanti praticamente sono due. Innanzitutto, ecco, questa qua è la supply dei REX che viene aumentata ogni giorno, quindi per via dell'inflazione, meglio entrare subito, soprattutto per il fatto delle
dei dividendi che sono più alti inizialmente, e per quanto riguarda i T-Rex, ce ne sono solo 40.000 sul mercato, aumentano ogni volta che vengono venduti 500 100 Rex, scusate, aumentano di prezzo di 5 BUSD, 10.000 vengono retroattivati perché aveva partecipato alla versione 1, e per quanto riguarda invece più la lungo si mette in stake sulla piattaforma e maggiori sono le reward, come tutte le piattaforme di staking, mentre per quanto riguarda la possibilità di fare il prelievo, di fare il withdraw, è possibile farlo, e non viene, non c'è una conseguenza sullo stake principale, l'unica cosa vengono ridotti i numeri di share o di dividendi, quindi voi potete prelevare più volte anche i dividendi, l'unica cosa che andrete a guadagnare di meno sugli stake, per i giorni successivi sugli stake già in essere, e si può anche chiudere in qualunque momento uno stake, ma ci sono poi delle penalità a seconda se lo chiudete più o meno tardi. Ci sono alcuni stake che sono irrevocabili e su quelli si ricevono delle reward più alti, però ecco, quelli non si possono andare a chiudere o non si possono andare lì a prelevare in anticipo. Questi sono praticamente in sintesi gli aspetti principali di Rex, che appunto sta in questa piattaforma di staking su Binance Smart Chain che verrà lanciata nelle prossime ore. Ora, appena sarà live operativo, potrò farvi vedere anche nella pratica come partecipare a un'asta, come comprare su PancakeSwap o andare a metterli in stake, sono le due possibilità, o come fare il claim degli airdrop. Io personalmente una parte dell'airdrop andrò a praticamente andrò a vendere, un'altra parte andrò a mettere in stake, forse andrò anche a partecipare a qualche asta, almeno nelle prime giornate, perché potenzialmente questi tipi di piattaforme sono molto lucrative se si entra subito, proprio perché questi dividendi sono molto alti. Chi era entrato subito nella versione Rex 1.0 ha fatto degli ottimi guadagni, poi purtroppo c'è stato un bug con lo smart contract. Vedremo se, speriamo che con l'audit che è stato fatto ora tutto funzionerà bene, anche se c'è da dire che anche il fatto che venga dato un airdrop a chi ha partecipato alla versione 1 sarà da capire poi quanto impatterà anche sul prezzo di Rex, in specie inizialmente, perché tanti sicuramente andranno a vendere. Perciò, per chi era già nella versione 1, sicuramente vale la pena fare il claim dell'airdrop. Io una parte andrei a vendere, un'altra la rimetterei in stake. Per chi non ha partecipato alla versione 1, c'è il rischio da un lato che del dump del prezzo perché appunto per chi ha partecipato, per chi riceve l'airdrop, è anche vero che i primi giorni il fatto di mettere in stake può essere molto lucrativo. Forse una strategia, se proprio mi posso sbilanciare, può essere quella di aspettare il primo sblocco dell'airdrop. Sicuramente qualcuno andrà a vendere, sarà un calo del prezzo, e poi da quel momento in poi eventualmente andare ad acquistare i Rex, metterli in stake. I primi giorni hanno ancora delle reward alte per quanto riguarda gli share, però allo stesso tempo probabilmente chi doveva vendere, dumpare l'airdrop l'ha già fatto, e il prezzo da lì in poi potenzialmente potrebbe tendere a salire.